Proseguono le operazioni di rimozione della cera, già ripulito il tratto di via Caronda dal Borgo a via De Felice. Via Etnea, anche a causa della pioggia che ha disturbato i lavori, sarà riaperta domani dopo il parere positivo della commissione. I lavori hanno visto impegnati un centinaio di addetti, personale del comune e anche di IPI e Oikos, che hanno in appalto la raccolta dei rifiuti con una quarantina di mezzi meccanici, autocompattatori, camion con cassoni scaricabili, mini escavatori e piccoli autocarri, che hanno lavorato e continuano a lavorare con 10 squadre di operatori specializzati nella rimozione della cera. Sono state utilizzate lance idrogetto a pressione che consentono di fare saltare via cera e segatura. Sulla zona si è fatta passare poi una speciale spazzatrice con le spazzole d'acciaio, un lavoro preventivo a quello delle squadre con torce all'acetilene per sciogliere la cera, che una volta sciolta viene ricoperta di segatura per poi procedersi allo spazzamento sia manuale sia con spazzatrici meccanizzate aspiranti. Determinante anche il lavoro preparatorio: prima dell'inizio della processione erano state sparse lungo il percorso 40 tonnellate di segatura e proprio dietro al fercolo era stata fatta passare una spazzatrice per liberare la via dal grosso della cera.